In questa istruzione ti aiuteremo a ordinare la tua ultima card. Insieme ti guideremo attraverso il processo che va dalla registrazione sul sito web all'ordine della carta. Ti mostreremo la procedura KYC, la verifica dell'account e l'ordine di una carta fisica. Registrazione sul sito. Vai all'indirizzo YouCryptoCards. Nella schermata principale inserisci il tuo indirizzo email e premi su Proceed. Un codice di conferma dell'emittente di YouCrypto verrà inviato al tuo account di posta elettronica. Inseriscilo nella finestra apposita. Si aprirà una pagina in cui sarà possibile saperne di più su Ultima Card e come ordinare una carta fisica. Questo completa il processo di registrazione. Ordinazione di Ultima Card. Per ordinare la carta, premi su Order e Physical Card. Ti verrà chiesto di completare la procedura KYC. A seconda del tuo paese di cittadinanza, premi i pulsanti sottostanti I come from a European country oppure I'm from outside Europe. Nota che al momento non è possibile mettere e consegnare le carte per i seguenti paesi e regioni: USA, Bielorussia, Cuba, Corea del Nord, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Myanmar, Haiti, Iran, Libia, Russia, Siria, Somalia, Venezuela, Yemen, Zimbabwe, DNR, LNR, Kherson, Zaporizhzhia, Crimea. Nota anche che la consegna delle carte in India non è disponibile in questo momento. Le carte per i cittadini indiani saranno consegnate all'ufficio di Ultima Dubai e potranno essere ritirate all'evento che si terrà il 13 aprile 2024 a Dubai. Mostriamo la procedura per i cittadini europei. Nella pagina successiva è necessario rispondere se si è residente negli Stati Uniti e fare clic su Continue. Seleziona ora il paese di cui sei cittadino. Quindi seleziona il tipo di documento da caricare. Carica il tuo documento qui sotto. Nota che è necessario caricare una foto di ogni lato del documento separatamente. Una volta scaricato, premi su Next. Verrà richiesto di scattare dei selfie. Premi sul pulsante I'm ready quando sei pronto. Per scattare i selfie, guarda nella fotocamera del tuo dispositivo. Assicurati che il tuo viso rientri nell'inquadratura. Quindi ruota lentamente la testa in cerchio. Se tutto è stato fatto correttamente, sullo schermo apparirà un messaggio che indica che la scansione del volto è stata completata con successo. L'ultima fase della procedura KYC ti chiederà di verificare i tuoi documenti e di confermare le tue informazioni premendo su Next. Fatto! I tuoi documenti sono stati inviati per la verifica. Le informazioni sullo stato della verifica saranno disponibili nel tuo account personale. Il passo successivo alla procedura KYC consiste nell'inserire informazioni mancanti. È necessario inserire il numero di telefono o l'email. Nella finestra che si aprirà, inserisci i tuoi dati e premi su Confirm. Poi segui le istruzioni dell'interfaccia. Dopo aver inserito le informazioni, verrà visualizzato un messaggio che indica che i dati sono stati inviati per la verifica. È possibile controllare il proprio stato di verifica nel proprio account. A tale scopo, passa il cursore sull'icona del profilo e premi su Basic Information. Operazione pagamento della carta. Al termine del processo di verifica, premi nuovamente su Order Physical Card. Nella finestra che si apre, inserisci il tuo indirizzo e clicca su Confirm. Successivamente ti verrà chiesto di pagare per l'emissione della carta. Il pagamento viene effettuato con tutti gli asset digitali disponibili che vengono visualizzati nell'elenco. Il costo in euro è fisso e ammonta a 250 euro, 235 euro per l'emissione della carta e 15 euro per la consegna. L'importo in USDT sarà convertito in base al tasso di cambio al momento del pagamento. Premi sul pulsante Pay nella parte inferiore sulla schermata. Si aprirà una nuova pagina con i dettagli. Scansiona il codice QR o copia l'indirizzo sottostante per inviare la criptovaluta. Dopo aver effettuato il pagamento, premi sul pulsante Done. Nota che è necessario effettuare il pagamento entro 30 minuti. Fatto! Hai ordinato e pagato la carta. Attendi le informazioni relative alla consegna della carta per email. Puoi anche seguire lo stato di avanzamento nel tuo account personale. I tempi di consegna sono indicativamente compresi tra 10 e 21 giorni.